vai. Allora siamo con Matteo Di Nolfi, il capitano del Valencia. Ma che cazzo stai facendo? Tu l'intervista, facci no, libera. No, dai, però. Cosa importante. Ma che cosa importante? Altra sconfitta oggi, una sconfitta che si poteva evitare da quanto mi dico. Mentre la prima nel 2015, con la sconfitta, il campo era un po' bagnato. Abbiamo lottato fino all'ultimo, siamo un po'. Abbiamo recuperato nel finale 4-5 reti, ma abbiamo spiegato troppo nella prima 15 minuti. Abbiamo buttato la partita nel primo tempo. Adesso in classifica siete ottavo. A cosa ambisce questo Valencia? Valencia è detentore della Champions, quindi cercheremo di ritornare nel palcoscenico più importante da detentori e poi provare a vincere. Anche a te. Sta continuando ad andare. Ah, fai questo. Benvenuti al Maracanà, siamo qui dopo la super sfida Napoli-Roma, super sfida per modo di dire, una sfida importante per ai fini della classifica perché dopo Napoli-Roma ci sono già in campo Atletico ed Everton. Il Napoli ha dato un'altra volta una grande prova di forza, nonostante la scelta del prepartita di inserire l'extra, il portiere extra, perché erano senza portiere, quindi hanno giocato 5 contatti con Michele Angelillo come extra. Scelta che ha pagato perché alla fine la partita è finita 21-1 più 20, quindi per la differenza rete. Una parola a mister Gavino Campetiello che ha deciso di schierare appunto l'extra.
boccetta che vi ha replicato questa settimana. Allora sì, nulla da dire. Abbiamo fatto tanti gol, ma nulla da dire per la squadra. Non avevamo nulla contro la squadra contro, perché purtroppo per la differenza di rete dobbiamo fare gol. I ragazzi hanno dato il massimo, per la pioggia pensavamo che non si giocasse, quindi eravamo rimaneggiati, abbiamo giocato con l'extra e Angelillo ha dato il massimo e poi tutti hanno risposto al miglior dei modi. Anche se non è stato impegnato tantissimo Angelillo, comunque ha risposto presente quando è stato chiamato in causa. Il migliore in campo nonostante le tante reti di Giovino e di Testa, migliore in campo forse a sorpresa. Felice Paolo Panico, come ha visto questa squadra e soprattutto il migliore campo del mercato? Vabbè, abbiamo due bomber di razza puri, veri, fanno minimo 10-11 gol a partita ciascuno. È difficile recuperare il migliore in campo. Sì, significa che qualcosa di buono è stato fatto. Lavora dietro le quinte, lavora. Il mister era d'accordo all'assegnazione del suo migliore in campo. Ah, grazie mister. Vabbè, io nutro un profondo rispetto per il mister Campetillo, penso che sia reciproca la cosa. Io volevo spendere soltanto una parola per i ragazzi della Roma, massimo rispetto, anzi, cioè ci volevamo anche fermare in campo, però dovete capire che questo campionato ormai si svolgerà a differenza reti e quindi abbiamo dato il massimo, lo daremo per tutte le partite fino alla fine. Cioè, non, anzi, pensa, 100 gol fino alla fine, sì, ne avete fatti già 20 oggi, sarà facile. Ma giocheremo così fino alla fine, saranno tutte finali fino alla fine, non molleremo di un centimetro. Perciò, anzi, in questo modo li abbiamo rispettati, non giocando penso che non li avremmo rispettati. Quindi un plauso lo va a loro e va soprattutto alla mia squadra. Bello, che... In questo momento mister siete a più 33 se non erro, differenza reti, ancora si deve giocare però la partita Atletico Everton. Abbiamo messo una buona ipoteca stasera. Vabbè, noi facciamo la partita nostra, adesso andiamo a seguire i ragazzi cosa fanno e ci dispiace sempre la Roma perché hanno comunque rispettiamo i ragazzi, come ha detto il migliore in campo, vice capitano e migliore in campo, quindi però dobbiamo fare gol. Adesso andiamo a vedere la partita e speriamo bene, dai. Allora ci aggiorniamo a dopo, in campo già Everton Atletico Madrid per chiudere la 13ª giornata del trofeo Jack. A dopo.